inarrestabile, irresistibile e un po' irripetibile. In abiti civili o in divisa, la Panda 4x4 è da sempre una garanzia per chi guida spesso lontano dall'asfalto, per piacere o per dovere. Ed è per questo che la carriera del piccolo fuoristrada all'italiana condensa affetto e stima in quantità industriale come poche altre auto nostrane possono vantare. Il motivo? Ingraniamo il primino e riscopriamolo insieme nel perché comprare la Classic. Qual è la sua storia? Anche se vorrei tanto, non è questo il momento di raccontarvi l'intera storia del capolavoro di Giorgetto Giugiaro, quel progetto 141 divenuto nell'inizio del 1980 la Fiat Panda. Infatti la protagonista di questa piccola parentesi storica è la versione 4x4 che arriva nel giugno del 1983. E se l'estetica, che approfondirò tra poco, risulta simile al noto allestimento Super, la meccanica è tutta da scoprire. Mossa dal motore 4 cilindri ad aste bilancieri con cilindrata di 965 cm3, lo stesso per intenderci dell'auto bianchi A112 LX, la Panda 4x4 sfiora la ragguardevole potenza di 48 cavalli e una coppia di 69,6 Nm a 3500 giri. Il cambio comprimino è un manuale a 5 marce, ma a calamitare l'attenzione degli appassionati rimane la trazione integrale inseribile, frutto della collaborazione tra la Fiat e l'austriaca Steyr-Puch, che produce la trasmissione, con l'assemblaggio finale realizzato nello stabilimento siciliano di Termini Imerese, che inizialmente produce 50 unità al giorno. Nel corso degli anni la 4x4 segue gli aggiornamenti estetici delle altre Panda, con un primo importante restyling nell'86 con la serie denominata Supernova, che adotta l'innovativo motore Fire da 999 cm3, prima a carburatori, poi a iniezione, capace di erogare 50 cavalli. Mentre dentro l'abitacolo si perde un po' quel minimalismo tanto voluto da Giugiaro, a fronte di un cruscotto più grande, sedili imbottiti e finiture di livello superiore. Si susseguono poi versioni e allestimenti più o meno celebri della 4x4, che nella metà degli anni 90 viene dotata del motore 1100 da 54 cavalli, lo stesso propulsore che guadagnerà pure l'omologazione Euro 3 negli ultimi anni di produzione, terminata nel 2003, così da passare il testimone alla nuova Panda di seconda serie, la 169. Fuori com'è? Lunga 3,39 m, larga 1,48 m, con un passo di 2,16 m e un'altezza importante per l'epoca, 1,46 m. La Fiat Panda 4x4 è decisamente squadrata, come se Giugiaro, disegnandola, abbia prima considerato i passeggeri e poi costruito attorno ad essi una sorta di scatola accogliente. La 4x4 non si differenzia troppo dalla Panda standard, fatta eccezione per i loghi specifici posti dietro, dove spicca pure Steyr-Puch, e lateralmente sui vistosi fascioni paracolpi in poliuretano. Questi assicurano un uso spensierato negli angusti parcheggi cittadini o nelle più sconnesse strade di campagna, dove la 4x4 in effetti trova il suo habitat naturale grazie all'altezza da terra di 15,5 cm e agli pneumatici ispirati ai fuoristrada, che misurano 145/80 su cerchi rigorosamente in acciaio da 13 pollici, che subiranno qualche modifica nel colore e nel disegno su alcune versioni speciali come quella che vedete nelle immagini. E dentro? Semplice, anzi essenziale, ma estremamente funzionale. L'abitacolo della Panda 4x4 prima serie, protagonista di questa prova, rimane simile a quello dell'allestimento Super, ma con pochi dettagli che fanno la differenza. Il cruscotto è raccolto, ma qui presenta il mobiletto centrale davanti al cambio, offerto sulle versioni più lussuose. Il marsupio porta oggetti è molto pratico e rimane enorme, soprattutto a destra del volante, anche se ci sono gli altoparlanti collegati all'impianto radio. Innovativi poi sono i sedili, con la struttura tubolare e il rivestimento in tessuto o pelle in opzione, con la panca posteriore che in pochi secondi si trasforma in amaca o in un letto che può essere ampliato reclinando gli schienali dei sedili anteriori. Abbattendo solo il divano posteriore, invece, la capacità del bagagliaio varia notevolmente. Ma il pezzo forte rimane la leva nel tunnel centrale che comanda l'attivazione della trazione integrale, inseribile anche in movimento fino a 60 km orari. Segni particolari? La 4x4, una variante della Panda molto ricercata dai puristi, soprattutto se si tratta di edizioni limitate, e io non a caso ho scelto la prima della lista.
Doveroso infatti è approfondire il capitolo dedicato alle 4x4 più evocative, e tutto ebbe inizio proprio dalla protagonista di questo classic, la nuova Panda 4x4 edizione limitata del 1985. Prodotta in 5.000 esemplari per smaltire gli ultimi motori A112B054 prima della Supernova, esternamente la si distingue per la carrozzeria bicolore con adesivi decorativi laterali e posteriori, dove spicca il portellone nero opaco come il tetto dove si trovano le barre portatutto. E poi davanti c'è il Bull Bar con due fari supplementari di profondità, quindi non ci sono i fendinebbia. Mentre i cerchi sono specifici e li vedremo nel restyling, e qui hanno il canale da 4,5 pollici e sono colorati in bianco Corfù, la stessa tinta di questo esemplare, che poteva essere anche di color verde Alpi o grigio chiaro metallizzato. Dentro non mancano particolari come le cinture di sicurezza anteriori rosse di serie e posteriori a richiesta, e i sedili in delicatissimo tessuto rosso a pois neri oppure in finta pelle nera con inserti rossi come i fianchetti. L'evoluzione del modello prevede poi altre Panda 4x4 speciali per il mercato italiano e non solo, alcune considerate oggi delle vere rarità come la Rock Moretti, la doppio tetto apribile e poi la famosissima Sisley, la Piste Noir, la Val d'Isère, mentre in tempi più recenti troviamo versioni come la Trek, la Climbing e la Country Club. Come si guida? Non crediate che la trazione integrale penalizzi questa Panda nell'utilizzo cittadino o su strada come sto facendo io, perché il suo motore aste bilancieri da 48 cavalli e quello, per intenderci, dell'A112 e dell'A127, abbinato a questo peso piuma, risulta molto brillante. E poi ci sono i rapporti corti del cambio col primino, che in pratica si utilizza solo nelle ripartenze in salita, perché per tutte le altre condizioni di marcia è più che sufficiente partire in seconda. In effetti anche le altre marce sono abbastanza corte e nei trasferimenti in tangenziale o autostrada la rumorosità è piuttosto elevata, come lo è la velocità massima, 135 km orari. Nonostante l'assetto rialzato, la tenuta è buona su strada per una tuttoterreno, rimane il tipico coricamento laterale già visto sulla trazione anteriore, eppure qui, se il fondo non è perfetto, si perde un po' di precisione nella traiettoria impostata anche a causa degli pneumatici pensati per l'off-road, a cui si deve un certo effetto ritardante rispetto agli input dello sterzo. E a dirla tutta, anche i freni non sono da primato, non c'è servofreno, quindi il pedale rimane duro e occorre farci un po' l'abitudine prima di ottenere una decelerazione adeguata, aiutata però dal peso contenuto in circa 740 kg a vuoto. Uno degli spot originali dell'epoca recitava: la Panda inizia a divertire dove gli altri si fermano, e in effetti è davvero così, anche se per centrare l'obiettivo è stato necessario rinforzare un po' la scocca. Anni e anni di uso smodato hanno infine confermato che questa utilitaria è in grado di arrivare dappertutto, a patto di non trovarsi su percorsi estremi dove si sentirebbe la mancanza di ridotte e differenziali bloccabili. Alla Panda 4x4 non piacciono nemmeno i solchi troppo profondi, perché allora inizia ad arare a causa del baricentro che, rispetto a un vero fuoristrada, risulta più basso, caratteristica che però si trasforma in una sicurezza nelle pendenze fino al 50% e nei passaggi ad elevata inclinazione. Sulla sabbia e sul fango poi si muove come uno stambecco, e sulla neve non ce n'è per nessuno grazie alla già citata leggerezza e alle ruote strette. Punti deboli. Se lo sterzo può essere definito comodo in città, aumentando il ritmo si rivela leggero e impreciso, così come la manovrabilità del cambio, che va utilizzato sovente per abbassare i consumi, discreti in campagna e elevati nel traffico. E considerando la sua indole avventurosa e montanara, se ne state cercando una, occhio alla ruggine, soprattutto nei passaruota, intorno alle guarnizioni dei vetri e nel vano motore. Quanto costa? Nel 1983, al debutto, la Panda 4x4 costava meno di 10 milioni di lire. Oggi si possono trovare esemplari da totale restauro anche a 1500 euro, mentre per una bella 4x4 in buone condizioni possono non bastare 4-5 mila euro. Se aste e bilancieri oppure fire, decidete voi, ma se siete in vena di collezionismo, puntate a una versione speciale, con documenti e targhe originali possibilmente, come per esempio una doppio tetto, una Sisley, oppure una bella edizione limitata come quella totalmente restaurata di questa prova.
La Panda è un'automobile intrisa di quella genuina italianità che tanto ci piace, che ha il suo apice con la 4x4, un leggiadro stambecco torinese che nel 1983 in pratica inventa quel segmento che noi ora chiamiamo SUV compatti. E il bello che ancora oggi è usabilissima, se magari volete farlo senza troppe attenzioni, oppure meritevole fino all'ultimo euro di amorevoli restauri se il vostro obiettivo finale è quello collezionistico. In questo classic non servono parole, parlano i fatti. La Panda non si batte, poi se 4x4 figuriamoci. Invece del prossimo classic cosa posso anticiparvi? Beh, che gireremo molto in alto con l'emozionalità ma anche col contagiri. Quindi fate un po' voi e mentre ci pensate iscrivetevi al nostro canale YouTube.